Ragazzi, oggi andremo a parlare di una cosa veramente assurda riguardo al futuro di Fortnite. Ma prima ovviamente vi ricordo di supportarmi nello shop col codice SCSYT, mi raccomando inseritelo per shoppare tutte le fantastiche skin e per essere dei pro player. E ovviamente iscrivetevi al canale con la campanella attiva se ancora non l'avete attivata e lasciate un bel like, mi raccomando. Ma ora andiamo subito in game a parlare di questa cosa assurda. Ed eccoci qua in game, ragazzi. Oggi infatti andiamo a parlare di una cosa che già vi avevo anticipato ieri, o ieri l'altro, non mi ricordo quando, insomma, nello shorts. Infatti avevo fatto uno shorts dove vi facevo vedere un'immagine, ragazzi, trovata nei file di gioco di Fortnite, in cui vedevamo, ragazzi, una schermata, sembrava una schermata di caricamento di appunto un gioco o qualsiasi cosa, insomma, dove vedevamo, ragazzi, dei personaggi di Fortnite come la Bananita, Jonesy, l'orsetto Coccola Rosa e anche Pesce Secco impugnare tipo degli archi, dei bastoni magici, degli scudi, delle spade, tante cose veramente molto molto strane. Nello shorts, raga, vi disse appunto, tra l'altro abbiamo trovato un lama esattamente lì sotto. Nello shorts, ragazzi, vi dissi che appunto secondo me sarebbe stato un nuovo gioco, magari in stile Clash of Clans, oppure poteva essere direttamente la quarta modalità di Fortnite. Ora tranquilli, vi spiego meglio. Ovviamente quella, ragazzi, era soltanto un'anticipazione, perché avrei fatto per forza un video dedicato a questa cosa, che è veramente molto molto importante e molto molto seria, ragazzi, sul futuro di Fortnite. Quindi ovviamente guardate il video fino alla fine senza skippare neanche un secondo, altrimenti vi perdete delle parti veramente molto molto importanti. Tra l'altro questa è la cantina dei parassiti alieni. Ah, uno mi ha anche trovato. Bello il cecchinetto dorato. Bello, bello il cecchinetto dorato. Prendiamoci un po' di munizioni, prendiamo anche questa mitraglietta. No, non volevo lasciare il mio fantastico cecchino. Assolutamente non volevo lasciarlo. Prendiamo anche questa cassa di frutta. No, non c'era niente di interessante. Ma comunque ora parliamo meglio di questa cosa, ragazzi. Come vi ho detto, potrebbe essere benissimo una quarta modalità di Fortnite, perché come sapete al momento c'è Salva il Mondo, Battaglia Reale e Creativa, ragazzi. Ovviamente le più giocate è Battaglia Reale, poi Creativa e poi Salva il Mondo. Per quanto riguarda appunto queste modalità, diciamo che l'Epic Games sì, le aggiorna, soprattutto la Battaglia Reale e la Creativa. Però appunto la Battaglia Reale è quella che aggiorna di più. Però secondo me, ragazzi, Fortnite a lungo andare arriverà a, tra virgolette, essere troppo monotono, anche con gli aggiornamenti ogni veramente pochissimo, ogni 2 settimane magari. Sarà molto molto monotono. Quindi l'Epic Games secondo me già da un po' di tempo sta pensando un modo, comunque qualcosa, per ricreare, diciamo, hype e comunque tendenza su Fortnite. E magari col capitolo 3 ci riuscirà, per carità, ovviamente non si sa, però a regola ci dovrebbe riuscire. Però ragazzi, secondo me, vi ripeto, secondo me l'Epic Games comunque sta cercando anche di sviare, diciamo, i nuovi giochi o comunque nuove cose. Infatti secondo me, più che una nuova modalità, ragazzi, questo sarà tipo un gioco mobile, un pochettino come Clash of Clans. Avete presente Clash of Clans? Non so chi di voi ci gioca o chi di voi ci ha giocato, però Clash of Clans è un giochino dove devi farti il tuo villaggio, dove devi raccogliere risorse, attaccare i nemici, c'è anche la campagna giocatore singolo. Comunque è un giochino molto molto semplice per telefono. E dato che appunto in questa schermata la vediamo tra l'altro in, diciamo, modalità telefono, se così si può chiamare, cioè la vediamo proprio girata in orizzontale come se fosse da un telefono, appunto sembra che sia Clash of Clans, dato che anche nello sfondo vediamo proprio delle frecce che volano, delle statue, delle cose veramente molto molto simili a Clash of Clans, che potrebbe benissimo appunto essere un Fortnite of Clans, o comunque non lo so, no, qualsiasi cosa, ragazzi. Ora ovviamente non so il nome, però cioè nessuno sa il nome, però comunque pensandoci, ragazzi, avrebbe comunque senso. Ovviamente potrebbe benissimo essere sì la quarta modalità di Fortnite, quindi ci sarà Salva il Mondo, Battaglia Reale, Creativa, e magari questa modalità che, come vi ho detto nello short, potrebbe essere una modalità open world. Cosa vuol dire open world? Beh, open world vuol dire una modalità con un mondo aperto, come dice proprio la parola open world, dove potete fare qualsiasi cosa, un po' come Minecraft, qui dove potete costruire la vostra casa, andare nei dungeon, andare a esplorare, andare a, non so, sconfiggere nemici, PvE ovviamente, non sarà multiplayer o comunque non sarà contro altri giocatori, magari potete giocare con i vostri amici, anzi probabilmente potete giocare con i vostri amici, ma sicuramente non sarà PvE. Questo è palese e penso sia veramente molto molto confermato. Comunque, prima di andare avanti, mi raccomando, lasciate un bel like al video proprio ora, ragazzi. Se ancora non l'avete lasciato, girate il telefono e mettete un bel... iscrivetevi al canale con la campanella...
attiva su tutte, raga, se ancora non l'avete attivata, perché così non vi perdete nessun video. E poi alla fine del video lasciate un commento scrivendo cosa ne pensate, mi raccomando. Ho sentito un ruggito veramente molto strano. Scusate, ma da dove cavolo è arrivato? Ho sentito un ruggito veramente molto, molto inquietante, ragazzi. Veramente super inquietante. E quindi, vabbè, andiamo via da questa zona. Comunque, tra l'altro, dovrei andare in safe, ma questi sono dettagli. Meno male c'è il camion. Comunque, ragazzi, torniamo a parlare di questa cosa. Come vi ho detto, appunto, potrebbe essere sia una modalità open world come Minecraft, anche perché, ragazzi, nella causa legale tra Epic e Apple, ragazzi, quando si sono fatti la guerra, diciamo, che tra l'altro non è ancora finita da quel che so, però comunque quando hanno fatto la guerra, sono uscite fuori delle cose molto molto interessante, ragazzi. Infatti, ragazzi, uscì fuori anche una notizia che Fortnite in futuro sarebbe diventato oltre un semplice battle royale e avrebbe avuto una modalità open world. Questa è una notizia ufficiale e quindi appunto qua ci ricolleghiamo anche al fatto che potrebbe essere questo leaks, diciamo, questa schermata di caricamento con i personaggi di Fortnite e le armi stile Clash of Clans, potrebbe essere magari una quarta modalità open world. Però non lo so, ragazzi, io non so se potrebbe essere un gioco mobile per, tra virgolette, fare concorrenza alla Supercell. Tra l'altro mi si è buggato completamente tutto, ragazzi, non mi fa uscire. Che bel gioco Fortnite, vero? È proprio un bellissimo gioco. Sì, mio Dio, ragazzi, non mi fa più muovere, non posso fare nulla. Ah, così me lo dici. Belli i server di Fortnite. Ma comunque stavo dicendo, ragazzi, che appunto è molto probabile appunto che sia una modalità, una quarta modalità aggiunta a Fortnite. Anche perché, come vedete all'inizio del video, Fortnite è un po' stanco, ovviamente. La Battle Royale prima o poi comunque verrà a noia. Quindi Fortnite, con rimanere indietro, vuole creare una nuova modalità simile a Minecraft, dove magari puoi creare quello che vuoi. E sarà molto molto divertente da provare. Anche perché comunque, secondo me, ragazzi, Minecraft in stile Fortnite sarebbe il gioco della vita. Poi chissà, magari in questa modalità, oltre alle armi normali che ci sono su Minecraft, per esempio, potrebbero esserci anche delle armi da fuoco. Quindi si potranno creare magari delle armi da fuoco. Ovviamente queste, ragazzi, sono soltanto mie supposizioni, non si sa niente di questa cosa, ma si sa che è ufficiale, che è stata trovata nei file di gioco e che sicuramente prima o poi arriverà. Magari questa è soltanto una bozza che, non lo so, verrà cambiata molto, ma sicuramente l'idea è sempre quella, cioè una modalità magari molto diversa, con delle armi un pochettino più primitive, che potrebbe benissimo arrivare in futuro. Comunque qua stanno filando veramente in maniera molto molto cattiva. E comunque, ragazzi, commentate il video, mi raccomando, proprio ora, con hashtag gioco, mi raccomando, hashtag gioco nei commenti, scrivetelo proprio nei commenti, non nella chat dal vivo se state vedendo in Premiere, mi raccomando. E se lo fate siete delle persone bellissime, e ovviamente se lo fate dovete anche iscrivervi al canale e attivare la campanella e mettere un bel like. Dato che non l'ho detto per tutto il video, mi raccomando, codice SCSYT nello shop di Fortnite. Ora io sto provando a fightare contro questo tipo e il problema, ragazzi, è che sono tutti molto molto agguerriti, ragazzi. Nella modalità open world non sarebbero così agguerriti, perché sarebbero senza armi super potenti come il tattico leggendario. Magari avrebbero, non lo so, una lancia e sarebbero un pochettino più tranquilli i player. Vediamo, ragazzi, se riusciamo a killarlo. Non credo che riusciremo a killarlo, ragazzi, però noi ci proviamo. No, chi è che ha dato fuoco a tutto? No, 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 no. Chi è che si è azzardato a dare fuoco a tutto? Oh mio Dio. Oh, è morto il parassita, tra l'altro. Ciao, parassita. Che come va la vita? Lo so che va male, ma... spariamogli, ragazzi. No, raga, lo dovevo cecchinare. Se l'avessi cecchinato l'avrei killato di sicuro, raga. No, è scappato via. Mamma mia, ragazzi, questi che scappano, io veramente li odio. Ragazzi, l'hanno killato davanti ai miei occhi. L'ha killato quest'altro player, che ovviamente mi killerà anche a me, raga, perché è veramente cattivo e soprattutto ha le armi incredibilmente troppo forti. Dai, su, up. Killami. Mi sono suicidata, ragazzi, per il bene. Sono suicidato per voi, ovviamente, ragazzi, per carità, assolutamente non sono morto perché sono scarso, no, mi sono suicidato per voi, ragazzi, per il vostro amore. Quindi, raga, questo era il video di oggi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, ovviamente, di questo nuovo gioco, di questa quarta modalità di Fortnite. Mi raccomando, hashtag gioco nei commenti, scrivetelo tutti, ovviamente codice SCSYT nello shop, e noi ci vediamo sempre domani, sempre alle 14, sempre con il prossimo video. Bye.